In generale, le spese che sono sostenute per realizzare uno o più interventi di riqualificazione energetica possono essere detratte al 110% qualora rispettino vari requisiti, tra cui i massimali di spesa. Ecco, all'interno delle spese sostenute è necessario e consigliabile includere anche il proprio compenso professionale, proprio perché possa essere confrontato con i massimali di spesa. Vediamo come Termolog permette di gestire in maniera semplice e automatica l'inclusione del compenso professionale nel computo dei costi complessivi. Partiamo dal file in cui ho modellato il mio edificio, in questo caso un condominio, e nel menu interventi sono stati già preparati gli interventi di riqualificazione. In modo particolare l'installazione di un cappotto sulla parete esterna e la sostituzione dei serramenti in una unità immobiliare del condominio. Spostandoci nel menu verifica, gli interventi di riqualificazione sono stati calcolati e verificati e nella sezione relativa ai massimali il costo degli interventi confrontato con il massimale di spesa. A questo punto voglio considerare, oltre al costo dell'intervento, anche il compenso professionale, in modo tale che possa essere anch'esso confrontato con il massimale di spesa. Per calcolare il compenso professionale connesso alla pratica in esame, utilizzo il software Compensi, a cui posso accedere direttamente dal menu verifica di Termolog. Molti dei dati da inserire in Compensi per ottenere il risultato finale vengono già precompilati da Termolog, quindi li troviamo già compilati all'interno del software. Altri dati vanno invece inseriti all'interno di Compensi, come ad esempio le prestazioni professionali che si intende monetizzare. Ecco, in questo senso il wizard di Compensi permette all'utente di selezionare in modo semplice e intuitivo quali sono le attività che si intendono svolgere e poi si preoccupa il software di inserire le relative scelte, in questo caso ad esempio inerenti al settore dell'edilizia. Si giunge alla fine alla valutazione del compenso professionale. Possiamo salvare quanto abbiamo appena calcolato e riportare queste informazioni in Termolog. Al termine del processo vediamo che Termolog include, riempie automaticamente la colonna compenso della tabella, quindi includendo nel costo dell'intervento anche l'aliquota relativa al compenso professionale, in modo tale che il progettista sia in grado di eseguire il confronto con i massimali di spesa, confronto che abbiamo detto è necessario per l'ottenimento della detrazione Superbonus 110%.